La primavera ad Alghero è iniziata con il bel tempo, i primi turisti e soprattutto una manifestazione molto importante che va avanti per un mese. Primavera in Riviera, ne parliamo con i protagonisti. L'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore al turismo Mario Conoci e i rappresentanti dei centri commerciali naturali e le associazioni che ne hanno fatto parte. Iniziamo dall'assessore al turismo, responsabile anche oggi, manca il presidente della Fondazione Meta, determinanti in questa serie di eventi che hanno un po' caratterizzato la novità dell'avvio della stagione turistica. Questa sinergia tra pubblico e privato, in particolare tra imprenditori e amministrazione pubblica, quanto conta, quanto è importante? Beh, a giudicare dai risultati che noi stiamo ottenendo con questa iniziativa, è una sinergia, è una collaborazione importante. Abbiamo colto un'opportunità che era stata offerta, che è stata offerta ai centri commerciali naturali con un finanziamento regionale. Abbiamo integrato noi come amministrazione comunale, fornendo anche un coordinamento e una possibilità di incontro che sicuramente genera cose positive, e mi pare che i risultati si vedano, perché la città è animata per un periodo lungo dell'anno, per un periodo peraltro normalmente considerato di bassa stagione, e questo consente, coordinando tanti eventi, anche di creare una promozione, quindi definire un pacchetto, chiamiamolo così, che mette in evidenza Alghero e che la faccia diventare meta anche in bassa stagione. Questo è sicuramente un esperimento importante che l'amministrazione, e mi pare insieme agli operatori, ai centri commerciali naturali, alle associazioni, ha intenzione di ripetere, ed è importante quindi che abbia avuto il successo che ha avuto e che speriamo abbia da qui fino alla fine, ma sicuramente sarà così. Quindi l'esperienza è positiva e verrà certamente ripetuta. Salvatore Brichetto, presidente di Compagnia d'Impresa, le associazioni, appunto i consorsi, i centri commerciali naturali sono sempre più protagonisti, interlocutori, promotori di quella che deve essere appunto una programmazione del territorio. Io credo che sostanzialmente abbiamo sancito con questo evento, soprattutto con il supporto dell'amministrazione, un nuovo modo di operare in città. Tutti insieme, gli operatori economici di Alghero, insieme anche alle associazioni che prestano il loro servizio in città, si stanno candidando a svolgere un ruolo attivo nei periodi, come diceva l'assessore, di spalla, ma soprattutto vorrei rilanciare anche su questo tavolo anche la possibilità di poter essere anche protagonisti nei momenti di alta stagione, venendo qualificati come un soggetto che può supportare l'amministrazione nei periodi anche estivi e non solo. E anche attraverso di voi che si possono trovare dei finanziamenti laddove mancano per altri sviluppi, per altri settori. Ma io credo che sia un modo intelligente di gestire i fondi che ci vengono messi a disposizione dalla regione. Oggi le amministrazioni hanno un po' di difficoltà a reperire danari. Se ci sono dei finanziamenti, se ci sono dei contributi da parte degli operatori economici privati per il sostegno di iniziative della nostra città, perché non metterle a disposizione della città? Noi siamo imprenditori, guardiamo sicuramente al lucro, ma guardiamo anche allo spirito di servizio della città. Tornando alla manifestazione, che è la vera protagonista di questa intervista a 4, sicuramente ci sono stati degli appuntamenti importanti e altri ce ne saranno. Nunzio Camerata di Alghero Grandi Eventi, parlaci della serata al chiaro di luna al mercato, un bel momento di musica, di enogastronomia, di tradizioni. Sì, è proprio così. Alghero Grandi Eventi, come molti sanno, opera soprattutto nel trattenimento notturno. E non solo in trattamento notturno, infatti in questi casi portiamo quello che è la nostra esperienza, la nostra struttura e la nostra organizzazione all'interno sabato all'interno del mercato. Quindi il mercato che tutti conosciamo dal punto di vista commerciale, con le attività legate alla vendita del pesce, della carne, delle verdure, verrà trasformato in una grande festa. Quindi i banchi della frutta, oltre a servire la frutta, la venderanno ad esempio elaborata con delle macedonie, dei succhi, pescatori potranno vendere i loro prodotti magari con delle crudite di mare, così faranno i macellai, il tutto condito da musica. Ci sono due gruppi che suoneranno, i Mad Company e Solomà,
dal vivo e un DJ, David Well, che poi suonerà per accompagnare sia la chiusura della serata. Sì. Per Pasqua invece sono attesi i famosi pazzi dello zoo di 105. Sì, per Pasqua abbiamo contattato i protagonisti della trasmissione radiofonica più famosa in Italia, più sentita in Italia. Sono lo zoo di 105, capitanati da Mazzoli, che faranno due cose molto importanti per la nostra città. Uno, verranno per la prima volta al completo per esibirsi nella discoteca Ruscello, però con un preserata svolto nei locali cittadini più importanti nel centro storico, ma soprattutto siamo impegnati con noi per una pubblicità della Pasqua all'Alghero durante la loro trasmissione nella settimana precedente alla loro comparsa qui ad Alghero. Quindi avere Alghero nominata la Primavera in Riviera a livello nazionale, la trasmissione radiofonica più importante a livello nazionale, credo che sia un ottimo risultato, e questo è stato possibile grazie alla sinergia appunto Ruscello, amministrazione, centri commerciali, come si dice, far sistema sta funzionando e noi vorremmo continuare. Emiliano Pires del Centro Commerciale Naturale Alghero in Centro, è presto per fare i bilanci, però i primi eventi sono andati davvero bene, il sabato del 26 marzo con il tango, la moda, la focaccia record della domenica successiva. Il weekend dedicato ai bambini della scorsa settimana. Assolutamente, l'arte in via Giovetti nel Carré di Pepigal. Primavera Riviera sta riscuotendo veramente un successo, sì, diciamo, ve lo aspettavate? Diciamo che noi ci aspettavamo questo successo perché, come hanno già detto gli amici che mi hanno preceduto, siamo convinti che collaborare tra associazioni, centri commerciali naturali, consorzi e amministrazione sia sicuramente il futuro per questa città, che sempre di più ha necessità di essere promossa e di superare quelle che sono invece le proposte che fanno le altre realtà, soprattutto della nostra regione. Tornando alla questione degli eventi, sicuramente oltre agli eventi sicuramente sacro delle processioni della Settimana Santa, la Pasqua sarà condita oltre che dallo zoo di 105 anche da altre proposte musicali. Abbiamo organizzato il cosiddetto Weekend Dance all'Alghe, che raggrupperà nei vari locali della città diversi DJ provenienti da tutta la Sardegna, che proporranno delle musica alternativa, e il clou della manifestazione sarà sicuramente il concerto in piazza di Pasquetta con gli Amama e Gretta, un gruppo musicale di richiamo sicuramente nazionale, che verrà proposto ai turisti che invaderanno la nostra città gratuitamente appunto in Piazza Suis il giorno del lunedì di Pasquetta. Altri eventi importanti sono legati al jazz, con la collaborazione con April Jazz. Domani, venerdì, ci sarà Fulvio di Castri al Pocolocco, e per finire il 29 aprile ci sarà Cameron Brown, che chiuderà il programma di April Jazz, e con esso la manifestazione Primavera in Riviera. Colgo l'occasione anche per ringraziare il Consorzio Turistico degli Albergatori, che ci ha dato una grossa mano per la logistica e per gli alloggi degli artisti che verranno coinvolti in questa manifestazione. Il 21 verrà inaugurata altresì una mostra dell'artista Antonio Polizzi, dal titolo Frammenti di smarrimento, nello spazio adiacente al mercato della frutta, quindi pensiamo con tutta questa serie di manifestazioni di aver accontentato tutti, sperando di poter riproporre questo prodotto Primavera in Riviera anche l'anno prossimo, per far sì che la stagione turistica venga allungata il più possibile. E noi ricordiamo la mostra di Gaudì, che è sempre visitabile. Prego, Assessore. Un'ultima cosa, se mi è consentita. Legata, sì, tu hai ricordato la mostra di Gaudì, che sicuramente fa parte anche di Primavera in Riviera, ma è un evento che si prolungherà fino a settembre. Però volevo sottolineare, ce ne siamo un po' dimenticati, il fatto che questa manifestazione, questo contributo e questo tipo di collaborazione l'amministrazione ha potuto realizzarlo anche grazie alla Fondazione. Come sappiamo, le ristrettezze economiche che
e gli impegni che l'amministrazione ha, senza la fondazione non sarebbero potuti essere assunti. Invece la fondazione si sta dimostrando uno strumento utile non solo per l'amministrazione, ma anche per i nostri operatori, e questo è sicuramente un avvio positivo anche per questa nuova istituzione. Sì, volevo anche ricordare un'ultima cosa, l'ultimissima dopo l'assessore. La regata velica organizzata dal Nondo Wesselin Team e il trofeo Onda Blu, che sarà domenica, sì, stavo dimenticando gli eventi sportivi, esatto. Sono talmente tante iniziative che riuscire... Infatti in questa Pasqua algherese, anzi che ha preceduto la Pasqua da marzo, non ci siamo proprio fatti mancare niente. Esatto. Speriamo che si prosegua sempre così per l'estate, l'autunno e le prossime stagioni. Vi ringrazio. Grazie a te.